Claudia Pingue, direttore operativo di Polyhub. Alle spalle una lunga storia, più di 10 anni di storia, con grandi numeri, 5.000 idee valutate, 300 delle quali supportate nello sviluppo d'impresa e 5 exit, di cui 3 internazionali. Quest'anno rappresenta comunque un ulteriore passo in avanti di questa storia. Polyhub infatti ha messo a punto nuovi livelli di servizio per le start-up e una struttura nuova interamente dedicata ad aziende già consolidate sul mercato e sviluppate anche su scala internazionale. Quindi al concetto di incubatore classico si affianca un'anima di distretto tecnologico a tutto tondo. Per i progetti di impresa, per le idee, un servizio di tutoraggio ad hoc, per prodotti, servizi già in forma prototipale che sono in fase di startup, accordi esclusivi con i principali fondi di venture, con le principali piattaforme di crowdfunding e un servizio pensato ad hoc per la ricerca di finanziamenti pubblici, sia europei che nazionali. Per quanto riguarda le aziende già consolidate, l'opportunità di un network unico, che è quello offerto dal Politecnico di Milano e delle principali aziende operanti nei settori high-tech. Tra i vari elementi di novità, anche una fitta pianificazione di eventi. Ci saranno ad esempio degli investor dinner e delle serate di startup experience. I risultati, siamo passati da 15 startup a 46 aziende incubate nel nostro distretto. L'ambito principale rimane quello digitale, ma abbiamo rilevato una crescita delle industrial technologies e delle aziende che puntano la loro innovatività sul design. Ad oggi 9 sono state le startup finanziate, 13 startup sono in fase di commercializzazione attiva e 2 delle nostre app hanno conquistato la posizione featured sull'App Store. Per gli studenti in generale, per i giovani che vogliono mettersi alla prova e si vogliono cimentare nel realizzare un sogno imprenditoriale, c'è la possibilità di partecipare alla nostra competition, che è la Switch to Product, S2P, attraverso cui Polyhub seleziona 5 team e dà loro la possibilità di entrare gratuitamente all'interno della nostra struttura. In generale poi per gli startup e per gli imprenditori che vogliono far parte del nostro network, del nostro distretto, è sempre possibile candidare la propria azienda e la propria startup accedendo al nostro sito. I criteri d'ingresso valutano che cosa? L'innovatività del business e dell'azienda, la capacità del team di portare prodotti e servizi sul mercato e la sostenibilità nel medio-lungo periodo. Per partecipare e verificare la programmazione dei nostri eventi potete seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito istituzionale polyhub.it.